È importante per l'aeroporto di Catania e l'amministratore della società. Certamente è soddisfatto per quello che si può avere con una compagnia che darà un impulso molto forte al turismo, ma è anche, diventa un fiore all'occhiello per l'aeroporto di Catania. Noi siamo felici di aver completato i lavori e di aver inaugurato questo nuovo terminal. Le compagnie hanno scelto che qui volerà i CGET in accordo, quindi siamo tra l'altro soddisfatti degli investimenti che questa compagnia sta facendo. Le presenze anche oggi a livello di management aziendale dimostrano l'investimento su Catania, è una cosa sulla quale si crede. Noi in più alleggeriamo il primo terminal di un traffico passeggeri sempre più crescente e quindi cercheremo di dare un servizio migliore e più snello rispetto a quello che si fa attualmente. Il nuovo terminal, appunto il terminal C, è oggettivamente un bel terminal, dà un servizio veloce e rapido anche perché consente l'imbarco e sbarco a piedi, quindi con un servizio più rapido per i passeggeri e se vogliamo anche ecologicamente più compatibile, dico scherzando, ma comunque sono aspetti a cui guardiamo pure. E quindi sarà una cosa che speriamo possa essere un altro ulteriore passaggio verso la crescita dell'aeroporto, in più consegnando un'infrastruttura. Quindi mi piace sottolineare che non sono chiacchiere che spesse volte ammorbano le orecchie di chi ci ascolta, ma sono cose concrete e tangibili. Una strategia naturalmente che porterà ancora un flusso maggiore all'aeroporto di Catania. Immaginiamo che ci potrà essere quest'anno un ulteriore record per i passeggeri, ma insomma non è certamente il record dei passeggeri quello che ci interessa di più. A noi interessa cercare di dare servizi migliori. Poi mi creda, frantumare record su record numerici lascia il tempo che trova. A noi interessa che la gente vada e parta in Sicilia o arrivi in Sicilia soddisfatta nel modo più sicuro e veloce possibile.